chiamo Eleonora e vi do il benvenuto o il bentornato nel mio canale. Sigla! Allora, oggi sono qui per fare finalmente un video svuota la spesa della mia settimana. Sono andata a fare la spesa, dovevo andare all'Esselunga o alla Lidl. In realtà alla fine avevo scelto l'Esselunga, sono andata lì e c'era una fila che era da capogiro sotto la pioggia, per cui ho optato per Ipercarni. Da Ipercarni, devo dire la verità, mi trovo molto molto bene. Ho speso 65 euro ed ho comprato delle chicche assurde, per cui vi consiglio di vedere il video. Come sempre ci sono dei consigli su qualche ricetta sfiziosa da fare o delle specifiche di come io utilizzo un prodotto per fare una cosa piuttosto che un'altra. E niente, se vi piace questa tipologia lasciate un like, se volete sostenermi iscrivetevi al canale e se vi va e avete consigli lasciate un commentino qui sotto. Detto questo vi lascio al video. Ho scelto di fare sempre la tipologia dove riprendo le cose, perché mi è più comodo che quando faccio la spesa disinfetto, poso tutto sul tavolo, riprendo e poi quando ho la possibilità faccio l'intro al video. Per cui spero che non vi dispiaccia. Comunque questa volta vi lascerò i prezzi di ogni singolo prodotto, perché almeno è più chiaro e intuitivo. Sicuramente ci saranno gli svuota la spesa dove torno con i prodotti a mostrarli, però ecco, per il momento mi trovo bene così, purtroppo, perché la dobbiamo disinfettare totalmente. E niente, ora vi lascio al video perché ho parlato fin troppo. Ciao! Come sempre parto a farvi vedere la frutta e la verdura. Faccio una breve premessa: io avevo già tantissima verdura, per cui vedrete più che altro frutta. Ne avevo tanta, sia che avevo preso al mercato sia altre cose surgelate, per cui mi serviva più che altro la frutta. E ho voluto prendere un ananas, anche se io in realtà non le so scegliere, quindi io mi auguro e spero che questa sia buona. Questa l'ho pagata 2,10 euro. Veniva a 99 centesimi al chilo. Poi ho preso questi che praticamente sono degli odori misti, quindi c'è carota, sedano e cipolla, e fanno sempre comodo. Poi ho preso 4 cetrioli, che sono, diciamo, la mia verdura attualmente più usata, sia perché è veloce, sia perché mi piace tanto, sia perché comunque insomma si abbina facilmente con tutto. Poi ho preso questo qui, un avocado, che voglio farci qualche ricettina, anche se io in realtà non so sceglierlo, quindi spero e mi auguro che sia buono. Questo veniva pochissimo, tipo 1,70 euro, cioè veramente poco, e sono 300 grammi. Poi, ecco perché l'ho preso, e poi ho preso queste che sono due mele, semplicemente perché avevo voglia di mela, non ho esagerato perché sennò mi vanno a male. Poi ho preso tantissime banane, che in caso mi vanno a male mi rifarò il banana bread, che a me è piaciuto tantissimo. E poi ho preso questi qua, che sono i mix di frutti di bosco, sia perché costavano di meno rispetto a quelli freschi, questi si sono della Siago Food, e sia perché ne voglio scongelare pochi alla volta, diciamo al mattino, per fare colazione con yogurt e frutta. Quindi ho preso questi frutti di bosco. Li vendeva anche separati, quindi c'erano i mirtilli, le more e il mix. Io ho preferito il mix, sinceramente. Per quanto riguarda il surgelatore e il frigo, diciamo, ho voluto prendere queste croccole ai cereali di Capitan Findus. Queste sono con lievito madre, fiocchi di farro e orzo integrale, panatura ai cereali. Insomma, sono due pezzi, e perché era l'unica cosa che, diciamo, stava in offerta, e comunque insomma il pesce non è mai abbastanza. Poi ho preso il salmone affumicato per fare la pasta. A me piace tantissimo con rucola e limone, ma queste le mangio anche su, ad esempio, le fette di wasa, un po' di formaggio spalmabile, insomma pranzo così con la verdura. Poi ho preso questo qui della Face, che è la prima volta che lo compro. Guardate come è fatto, è praticamente alla fragola, senza zuccheri aggiunti, senza dolcificanti, e mi ispirava. Era l'unico rimasto e gli unici yogurt in offerta, per cui siccome ne avevo altri ho preso solamente lui. Poi in offerta 4 pacchettini piccoli di Wüstel. Questi sono con pollo e tacchino della Amadori, sono nuovi, nuova ricetta, e 4 pacchetti venivano 1 euro. Io li ho presi sia per fare delle insalate veloci, insomma dei pranzi veloci, sia più che altro per la pizza. Comunque
poi ho preso questi qua che sono dei petti di pollo al forno. Sono due pacchetti, insomma, della Nursia. Mi piacciono tantissimo questi affettati, se li trovate prendeteli. Tra l'altro vengono 11,99 € al chilo, che non è neanche tantissimo. Poi ho preso questa, che è praticamente una pizza margherita. In realtà ce ne sono due all'interno. C'è scritto impasto a ragola d'arte. L'ho presa margherita perché a me in generale piace di più la pizza rossa e avevo pensato di farla per il weekend una e per il weekend dopo l'altra, così almeno con una botta mi sono levata 2 settimane e appunto la farò una sicuramente con i würstel e l'altra ad esempio con i funghi o pensavo con la parmigiana, quindi melanzane e parmigiano. E poi mi sono presa 2 mozzarelle sempre per fare l'insalata o ad esempio la caprese più che altro. Queste erano le uniche che c'erano singole, volevo prenderle light ma non c'erano. E niente, vabbè, ho preso la mozzarella, purtroppo c'era la confezione solo da 4, ma essendo da sola insomma non ne faccio un largo consumo, per cui ho preferito prendere queste due. Per quanto riguarda i prodotti tra virgolette in scatola, insomma così da dispensa, ho preso allora le mezze penne rigate, che è il mio tipo in generale di pasta preferito, la versione integrale della Barilla, mi piacciono tantissimo, anche le farfalle, i fusilli, ma le mie preferite sono appunto le penne, insomma le farfalle le metterei al primo posto. Non avevo grandi bisogno di pasta, semplicemente l'ho vista in offerta a 79 centesimi e un pacco comunque l'ho voluto prendere. Poi mi sono presa questa, che è la passata extra fine della Petti. A me in generale il pomodoro della Petti mi piace da impazzire, è veramente buonissimo, e questa era in offerta 3 a 1,99 €. Un'altra cosa che ho comprato ma che non ho mai preso è il latte di mandorla. Questa è la versione light, contenuto calorico ridotto. Allora, questa è della Condorelli ed è un latte alla mandorla. Io sapete che ho smesso di bere il latte normale, adesso bevo solo latte vegetale. Vorrei insomma evitare praticamente qualsiasi tipo di latticini e derivati, però ancora non ci sono arrivata a quel punto, ma devo dire che ho notevolmente diminuito il tutto e quindi ho voluto provare il latte di mandorla perché uno me l'avete consigliato voi e due quello alla soia al cacao non c'era, per cui insomma ho preso questo e questo l'ho pagato un pochino. Poi ho preso della Consilia, che è un brand molto valido, i semi questi qui di sesamo, che io utilizzo anche per fare le impanature. Questi sono ad alto contenuto di fibre e fonte di proteine, pagati veramente poco. Poi della Lindt ho preso questa, in realtà mi è caduta nel carrello proprio alla cassa, no sto giocando, l'ho trovata in offerta a 1,49 €, in realtà avevo resistito ma sul serio stava in offerta in cassa per cui l'ho presa, cioè che fai, di lì indietro. Poi ho preso delle barrette sempre a brand Consilia, ce n'erano di diversi gusti, queste sono senza olio di palma e sono con arachidi, cioccolato fondente e mandorle, sono ovviamente fonte di fibre, sono 4 barrette all'interno pagate pochissimo e hanno pochi grassi. Poi ho preso questo qui che è praticamente il pan sottile integrale, solo 99 calorie, praticamente raga questi sono dei pani che sono imbustati singolarmente e in ogni sacchettino ci sono 2 fette, sono secondo me ideali per i toast. Questo brand non l'ho mai provato, sono in tutto per 8 toast, io l'ho preso per i toast o per il salmone o per insomma ci metto l'uovo, il petto di tacchino, insomma ci faccio colazione, un pranzo veloce, insomma le ho prese perché poi imbustate singolarmente almeno neanche si rovinano. Poi della Mulino Bianco mi sono presa delle fette biscottate integrali, io con queste ci faccio colazione la mattina o con la crema spalmabile appunto della Lindt o con la marmellata, insomma zero zuccheri. Poi sempre a marchio Consiglio ho preso il caffè, queste sono 10 capsule compatibili per le macchine Nespresso, ci sono di 3 diverse tipologie, questa era arabica, c'era decaffeinato e il cremoso, io ho preso l'arabica che è il più forte, 10 capsule pagate tipo 2,49 € o 2,39 insomma un prezzo
decente, diciamo. Poi ho preso questi che sono i miei ceci, questi sono ceci lessati, io li utilizzo per fare il couscous, per fare le polpette di ceci, in tantissimi vari modi. E poi ho voluto provare per la prima volta i cannellini. Ho sempre sentito parlare tanto di questi cannellini, li ho visti in offerta a 69 centesimi della Valfrutta e li ho voluti prendere in confezione di vetro. E come mi consigliate sempre voi, ma i ceci, raga, pesano sempre tanto, tutte queste cose, quindi voi dovete capire anche questo di me, che mi devo caricare sempre tutto da sola. E quindi vabbè, niente, questi li proverò. Se avete delle ricette, insomma, da consigliarmi, ditemelo. Poi, sempre della Mulino Bianco, ho trovato le piadelle integrali. Queste sono, diciamo, tre e sono da fare più che altro arrotolate perché sono piccoline, vedete, non sono grandi grandi, tipo la piadina normale riminese, eccetera, eccetera. Devo provarle, vi farò sapere. Comunque, a vederle sembravano simili a quelle dell'Esselunga. Poi ho trovato in super offerta 2,49 €, guardate quante scatolette, 2, 4, 6, cioè veramente pochissimo. E poi, un miracolo, ho trovato la carta da forno, tra l'altro marchio Cookie, infatti ne ho prese due confezioni perché queste erano 2 mesi che non la trovavo più. No vabbè raga, ma io non avevo capito che queste barrette della Consiglia, nonostante la figura tra l'altro, avessero una striscia sotto di cioccolata fondente. Dovete provarle, dentro hanno addirittura la mandorla, questa è la mia merenda e la sto adorando. A saperlo ne compravo 2 confezioni. Ultime cose, ho preso il petto di pollo, questo qua, diciamo a trancio, pacco famiglia, perché un chilo stava a 4,90 €, quindi veramente pochissimo. Io il petto di pollo lo faccio con la soia, insomma è la carne mia in generale preferita. Poi ho preso queste fettine qui di prosciutto fresco, pagate 1,47 €, queste praticamente sono pronte, cioè gli fate il contorno e avete, diciamo, il pranzo o la cena pronte. Poi ho preso sempre il pacco famiglia, questi qua, che sono le cosce e i fuselli di pollo. Io prendo questi anche se sono da sola perché comunque risparmio, cioè costano molto di meno al chilo. Infatti questi costavano tipo 2,99 € al chilo, pollo italiano, quindi insomma veramente pochissimo. Poi ho preso queste salsiccette di pollo, 3,99 € al chilo, pagate 1,60 € meno il 25% alla cassa. Queste anche io le surgelo e le mangio insomma con i piselli, mi piacciono veramente tanto. E sempre per un pranzo veloce ho preso gli hamburger, questi qua sono di tacchino con rosmarino, pagati anche che sì, pochissimo, dell'aia, e sono veramente molto buoni, insomma vi consiglio di assaggiarli. Niente, questa è la fine del mio svuota la spesa. Spesa finita, questo è tutto quello che ho comprato, spero che questo video vi abbia tenuto un minimo di compagnia, vi abbraccio virtualmente, restate a casa, noi se vi va ci vediamo alla prossima, ciao!